Dimmi tu, sei prego. Ciao Giovanni, come stai? Eh, Buongiorno, bene, tu come stai? si va avanti, si va avanti. Ah, si va avanti, Finalmente. pensavo dicessi No, bene. vorrei dire bene, ma purtroppo non è così. Si va avanti. Sei uno dei pochi sovranisti, chiamiamoli così, che ancora non ho intervistato, perché le ho fatte un po' tutti e mi mancavi tu. Tra l'altro tu hai fatto una bellissima newsletter che si chiama Serena Italia. Ci puoi parlare un attimino di che cos'è? Sì, è nata adesso 3-4 anni fa, non ricordo neanche più, 5 forse perché il tempo per me è volato, ma è nata appunto secondo me dall'esigenza che sentivo io all'epoca, ma ancora oggi sento un po' di più, di fare informazione sostanzialmente. Cioè, di fatto, parlando con le persone, non so se capita anche a voi, a te, sono informati malamente dai nostri mass media, questo è chiaro, cioè, è palese. Quindi già solo il concetto di sovranità, ma anche solo il concetto di moneta, qualunque concetto politico, economico e quant'altro, è distorto di fatto e non è più neanche, non siamo più in grado di coglierne la vera essenza. Allora si tratta proprio di ritornare a spiegare quali sono le basi intanto e poi anche, questo è ancora più interessante, come arrivare a mettere in pratica? Perché attenzione, un conto è discutere dei massimi sistemi, che va bene, per carità, dire la definizione, l'articolo 1 Costituzione dice la Repubblica fondata sul lavoro, giustissimo, e condivido, vero? Sì, e come lo mettiamo in pratica? Ecco, questa è la vera domanda. Come lo mettiamo in pratica nelle famiglie, intendo, proprio in casa delle persone, fino ad arrivare chiaramente alle aziende, alle banche e quant'altro. Ecco, questo secondo me è la cosa che serve, che è più utile adesso e che serve di più adesso, sapere come farla e come metterla in pratica, a mio avviso. E quindi è nata da questa idea, cioè, essere in Italia. Sia te che io abbiamo avuto un'esperienza con lo SHEC, che voglio dire, come inizio per cominciare a comprendere che esiste una possibilità di un'altra moneta, è stato un evento positivo. Ci puoi dire un po' limiti, pregi, difetti, cioè cosa manca allo SHEC, se manca qualcosa e cosa si può fare in più? Sì, è un'ottima idea lo SHEC, perché di fatto già almeno fa entrare nella testa della gente che la moneta è del popolo, diciamola in questo modo, si può dire in tanti modi, questo è un buon modo di dirlo. Quindi la moneta è nostra, come diceva Auriti, Saba e così via. Da qui in poi però lo SHEC di fatto in realtà è stato gestito, perché comunque le normative in Italia, le leggi eccetera non lo consentivano diversamente, è stato gestito come uno sconto, cioè praticamente gli aderenti, le aziende, la pizzeria piuttosto che la parrucchiera, piuttosto che il professionista che aderisce al circuito, accetta di fare uno sconto ai soci aderenti all'associazione. In termini di SHEC, cioè quindi il prezzo pattuito, 100 euro ipotesi, viene pagato 80 euro in euro appunto e 20 in SHEC, che è questo sconto che cammina, la prima definizione è lo sconto che cammina. Questa cosa in pratica è una cosa bellissima, corretta, giusta, è un po' l'uovo di Colombo, però poi in pratica in Italia, appunto perché siamo in Italia, siamo un paese unico al mondo, non si è riusciti ad andare oltre il livello dello scambio tra privato e azienda. Cosa vuol dire? Vuol dire che, appunto, dicevo, facevo l'esempio prima della pizzeria. La pizzeria che accetta SHEC si trova con questi buoni, sono dei buoni sconto, in cassa. Ma poi non è riuscita nessuna delle pizzerie in Italia, nel Veneto, che abbiamo seguito noi, nessuna di queste è riuscita a far circolare questi buoni all'interno dei suoi fornitori. Quindi, chiaramente, ad usufruire di questa valuta, di questa moneta, di questo valore, per quanto riguarda le sue forniture, perché a livello aziendale, naturalmente, un'azienda dovrebbe contabilizzare questi valori, questo valore monetario, ma non era possibile, cioè, ovvero si doveva creare un sistema di contabilità parallelo, chiamiamolo, all'euro, proprio perché questa è una gestione diversa. Adesso non voglio entrare nei tecnicismi perché già forse non, già detta così non è chiarissima, però di fatto, sostanzialmente, è che chi accettava SHEC se li è trovati in pancia per dire non sapeva più dove dare, tranne che se andava a mangiare la pizza al titolare, ma voglio dire, a parte quello, non riusciva a farli circolare oltre questo sistema. Tutto qui. No, ma poi c'era anche il problema che un'azienda, ma anche un privato, ma soprattutto un'azienda, vive con delle forniture e queste forniture Bravissimo.
si pagano in euro, ma parlo anche di forniture di esercizio, certo. E nel telefono, corrente, tasse, tutto le bollette, le tasse, tutto. Tutto questo si paga in euro e quindi lo check finiva lì. Rimanendo una grande esperienza, intendiamoci. No, assolutamente, è stata un'idea geniale. Faccio un esempio giusto per capire la valenza. In Svizzera sono, credo, 80 anni che esiste il VIR. Il VIR è nato sostanzialmente come lo SHEC, solo che la normativa in Svizzera è diversa, il sistema è totalmente diverso. Solo perché, non so se i nostri ascoltatori lo sanno, ma in Svizzera è obbligatorio fare un referendum se lo Stato o il cantone o l'amministrazione vuole introdurre una nuova legge, una nuova imposta. È obbligatorio fare un referendum, attenzione. In Italia è vietato fare un referendum su normative fiscali. Cioè, figuriamoci, allora, capite che siamo al confine con la Svizzera, ma siamo in due mondi completamente diversi, purtroppo. E quindi il VIR 80 anni fa è nato ed è diventato di fatto una valuta, è diventato è scambiabile con il franco svizzero, e voi trovate cataloghi, credo siano 80.000 aziende ormai che hanno aderito al VIR e che hanno cataloghi, prodotti, i loro cataloghi espressi con i prezzi espressi in franchi svizzeri e VIR. Uno può decidere, pago se ho in VIR, pago in VIR, se pago in franchi svizzeri, pago in franchi svizzeri, ok? Ecco, questa sarebbe stata l'idea dello SHEC, se la normativa in Italia avesse permesso di farlo, ovviamente non lo permette, questo è chiaro. Tu sei veneto, no? E sì. Ti devo fare due domande, perché io conosco un altro amico del Veneto, anzi ce n'ho parecchi amici in Veneto, ma Loris Palmieri, non so se lo conosci. Il quale Palmerini. Scusami. Loris Palmerini. Lo conosco anch'io. Il quale lui sostiene che lui e il suo movimento, non tanto lui, che praticamente il Lombardo-Veneto deve diventare una nazione a sé, si deve staccare, perché tu come vedi questa cosa? Io adesso, visto che tu dici che vuoi fare un video da pubblicare YouTube di Palmerini, non parlerei, direi due ABCD punto e non un altro. La questione in generale, al di là di Palmerini e di altri, ce ne sono un certo numero in giro, è che bisogna fare attenzione, come dicevo prima, all'informazione che si prende e da chi la si prende. Perché purtroppo la controinformazione non è solo quella dei mass media. Volevo un tuo parere. Esiste una controinformazione molto più sottile, che è quella proprio, per esempio, di Palmerini, giù per non far nomi. Tutto qua. Quindi. Io non volevo un giudizio su Palmerini, volevo un giudizio tuo sulla questione della nazione Lombardo-Veneto. Secondo te è fattibile che questa regione si stacchi o addirittura si attacchi all'Austria o qualcosa del genere, insomma? Questi ragionamenti qua, come dicevo, sono di fatto delle false piste su cui mettere la gente per poi farli scoprire dopo anni, impegno, eccetera, eccetera, che sono in un vicolo cieco. Perché questo? E questo è un altro dei motivi per cui è nata Serenitalia. Il concetto di sovranità, come prima giustamente accennavi, è una questione che prima di tutto parte dall'individuo. Non esiste che... Esempio, in Italia c'è una Costituzione che al primo articolo c'è scritto la Costituzione, la Repubblica Italiana è basata, fondata sul lavoro, il popolo è sovrano, giusto? E dice così il primo articolo, ok? Bene, poi in pratica non siamo sovrani di un bel niente, cioè l'esatto contrario è applicato, cioè nel senso che quando parla Draghi che l'economia, eccetera, tutti quanti ascoltano Draghi e tutti, ma parlo di professori, studiosi, politici, banchieri, eccetera, Draghi ha detto che allora è così. Cioè, è follia, non è sovranità, non ha niente a che vedere con la sovranità questo. Allora, se parliamo di Veneto sovrano, vuol dire tutto e niente. L'Italia è sovrana? No, assolutamente, perché non è sovrano il popolo italiano, questo è il problema. Bisogna partire dalle singole persone. Quindi l'idea di Serenitalia era nata proprio da questo, di far tornare sovrane le singole persone. Poi quando avremo un certo numero di persone che hanno capito il concetto, allora potremo cambiare anche il sistema, però fino a quel momento. E quindi quasi scontata la risposta, e quindi breve, anche sulla Lega, su tutto quello che vuole fare la Lega. Ma la Lega, diciamo che, ecco, la Lega è un po' diverso. Metti che all'inizio, credo io, questa è la mia impressione, siano partiti anche bene, cioè bene,
con delle idee, poche, sgangherate, ma poche idee. Poi nel tempo, siccome sono entrati in un sistema in cui i soldi hanno fatto quello che hanno fatto, chiaramente ne hanno approfittati. C'era il vertice, chi era al vertice, ne ha approfittato alla grande, e l'abbiamo visto ampiamente, insomma, da tutto quello che è successo ultimamente. Ecco, l'unica cosa, faccio un esempio del Movimento 5 Stelle, che è nato da poco, e quindi la cosa che fa veramente arrabbiare, fa disperare i partiti, non è tanto che è nato 5 Stelle, perché come è nata la Lega sono nati tanti altri, ma li hanno tutti quanti mangiati, tra virgolette. Il Movimento 5 Stelle per adesso, ripeto, è indifferente al sistema, nel senso che non vuole i soldi, non li vuole proprio per statuto, per principio, per sistema, e quindi questo terrorizza il sistema, perché l'unico modo per, come dire, comprarti sono i soldi. Se tu li rifiuti, i loro soldi, sei incorruttibile, fin tanto che lo rifiuti, non è detto che domani succeda qualcos'altro, tanto che tu li rifiuti. Su questo principio piano. Mi trovi fortemente d'accordo, tanto è vero che io dico sempre che se al parassita gli levi l'elemento da parassitare, lui muore da solo, c'è poco da fare. Bravissimo, esatto, perfetto. Però non vedi, Grillo, a proposito, visto che ci hai portato tu su questo argomento, non lo vedi un po' troppo, come si dice, morbido, quasi gentile? Sì, c'è questa ogni tanto questa scuriata di Grillo che fa la battuta napolitano, dimettiti, però poi sembrano innocui. Non ti sembra un po' così? Sì, hai detto bene, sembrano innocui, hai detto esattamente, sembrano, non lo sono. Sono di una devastante, sono, non so come definirla, è un, potrei dire, un cancro che sta devastando il sistema. Se chiamiamo il sistema in Italia, il sistema partitocratico, bancario, usurocratico, quello che vuoi, noi siamo il cancro che estirperà, farà saltare per aria il sistema. Perché? Perché Grillo, detto onestamente, ma non perché, è un genio. E ti spiego perché. Perché lui ha parlato di signoraggio, di queste cose qua, perché gli ha fatto lezioni a Uliti in persona, gli ha fatto proprio lezioni per giorni e giorni, eccetera. E lui 10 anni, se guardi i video, sono documentati, lui all'epoca aveva partito in quarta con il suo spettacolo parlando di signoraggio, facendo nomi e cognomi, tutto, trovi tutto online, c'è tutto. Il problema di Grillo non è un problema, è un problema nostro. Perché dico, ripeto, è un genio? Perché Grillo ha fatto quegli spettacoli ed è riuscito a capire, a vedere, perché ce li vede davanti le persone, se tu guardi gli spettacoli li vedi, aveva davanti la gente ed è rimasto, penso lui, sconvolto dal fatto di vedere questa gente che rideva di sta cosa. Cioè, invece di alzarsi in piedi e dire, è incazzato, porca vacca, mi hai detto una cosa che ogni mattina vado in banca, faccio un casino. No, questi ridevano, state a casa contenti, e il giorno dopo ho continuato a fare esattamente quello che facevano il giorno prima. Mi riesco a spiegare? No, prego. Qui sei chiarissimo, anche perché fra un po' ci lasciamo, però mi darai spazio per altre interviste, visto che finalmente sono riuscito a beccarti in video. Volentieri. Anche se via email, insomma, ci conosciamo, ci invii questa spettacolare newsletter. No, dicevo, forse c'è una strategia per cui lui dice: prima entro piano piano, sconvolgo le idee, poi ricomincio ad affrontare frontalmente questi argomenti. Certo. Il problema, però, sai qual è? A parte tutta la storia di Casaleggio, che forse è legato con certe aziende che poi alla fine arrivano alla JP Morgan. Non so se hai seguito in rete questa questione. Sì, ho seguito tutto quanto, sì. Ma era Sassone in realtà quello che aveva il contatto. Sassone. E Sassone si è tolto. Sì, ma non sono più soci, lo sai, da un paio d'anni. Quindi non è neanche più quello. Questo è interessante. Probabilmente però la consapevolezza in rete, e lo dimostra sta chiacchierata che stiamo facendo io e te, ma ce ne sono molte altre in rete, vorrebbe, auspicherebbe un'azione più frontale, un'azione più rapida, un'azione un po' più dura, perché qui se tu sei nel Veneto e il Veneto, che era un gioiello di aziende, di micro aziende, di aziende familiari, di aziende che avevano la manifattura degli occhiali, insomma una marea di roba, stanno morendo, alcune sono state rubate dagli usurai,
alcuni hanno chiuso, sì. Quindi tu l'hai visto certo. Più di me. Voglio dire, non sì, serve sì. Un'azione un po' più meno sofisticata e più diretta? Allora, ti dico onestamente, i sei mesi circa da febbraio ad oggi che il Movimento 5 Stelle è stato in Parlamento, è stata una verifica per capire effettivamente come approcciarsi a questi qua. Ed se andiamo a vedere, ad analizzare, al di là dei proclami, tutti i discorsi dei mass media, andiamo a vedere che tutto quello che è stato fatto nei confronti del 5 Stelle è stato fatto in modo, all'inizio, per denigrarli, prendi per il culo, di ma cosa volete, ma figuriamoci questi qua, più belli di quanti arrivati qua. E quindi ha tentato col giochetto di Bersani di separarli, dividerli e di far entrare magari quelli che ci stavano e fare un governo con loro. Visto che non ha funzionato di fatta la cosa, hanno cominciato un attimo a drizzare le orecchie, e caspita, questi qua non cedono, che succede? Allora sono cominciato a venire fuori effettivamente le cose, gli altarini, e non so se visto ieri o stamattina mi pare, sono venute fuori le prime tre aziende, che sono le prime tre tra le cinque della RAI, che sono incassano circa all'anno 1 miliardo dei nostri soldi, dei soldi delle tasse, del canone, per fare fiction. Chissà come mai sono dirette queste aziende da ex o figli o mariti, adesso ho l'elenco qua da qualche parte, di ex direttori generali della RAI, eccetera, eccetera. Cioè, allora, stiamo di fronte a un sistema... Scusa Giovanni, sono sì, 3 prego. Miliardi, sono 3 miliardi, sì. Per carità, bravo sì. Grillo che l'ha trovato sì. Fuori, bravo il giornalista che ha fatto questa sì. Inchiesta, che però sono sempre sì. 3 contro i 100 sì. Che paghiamo di interessi. Certo, certo, infatti, ma allora forse non so se ho stato troppo veloce nel spiegare la cosa. Quando Grillo, parlando di signoraggio, di quelle cose lì, ha visto quella reazione, ha capito una cosa, e onestamente l'ho un po' capita anch'io, cioè la gente non è pronta, la massa intendo, parliamo di milioni di persone, non è pronta a sentirsi dire che non ha capito niente della sua vita. È brutto da dire, però è così. No, sia, ma... se tu, scusa, Giovanni... se tu sei laureato in economia, fai commercialista da 20-30 anni e uno ti dice, ma scusa, guarda che non hai capito niente tu di come funzionano le cose, questo non ti ascolta, capito? Il 99% dice, scusa, vai a accomodati che non hai capito tu. Mi spiego? Sì, allora, sì, bisogna chiaro. Trovare il sistema, questo vale per i professori, per i medici, chiunque, prendi chi vuoi, politico, figuriamoci. Allora, siamo arrivati al punto, è incredibile, ma da 10 anni fa, quando aveva cominciato a parlare Grillo e altri di signoraggio, ad oggi, siamo arrivati al punto che i banchieri, lo dicevo stamattina, i banchieri sanno che noi sappiamo, attenzione, qui siamo a un punto di svolta focale, qui siamo in periodi veramente particolari, e quindi le cose cominciano veramente a cambiare, la gente non è più come 10 anni fa, e internet è stato il mezzo che ha permesso questo. Ora, l'informazione sta facendo... questa intervista essere in Italia e tanti altri contribuisce, sta contribuendo e contribuirà sempre di più perché la cosa è esponenziale, questa informazione sta diventando esponenziale, non è più lineare, quindi potrebbe essere che non dico secondo me è poco, qualche anno c'è veramente una massa di gente sufficiente per poter cambiare il sistema, secondo me, dico, sono ottimista, secondo me potrebbe essere già le prossime elezioni e le prossime elezioni in Italia saranno al massimo nella prossima primavera, o qua in autunno o in primavera, per cui non è che siamo tanto distanti. Se prendiamo coscienza di questo e votiamo, e chi le persone voteranno, qualcuno può cambiare il sistema in Italia cambierà e allora vedremo delle belle, allora sì, vedremo, ci sarà divertirsi. Le tue newsletter sprizzano ottimismo da tutti i lati e quindi io anche per questo ti ringrazio, perché anch'io cominciai a capire di non aver capito niente nel 2001, però poi mi sono attivato nel 2006-2007, cioè devo fare qualcosa anch'io, devo informare, devo, anche perché c'è un periodo. Per carità, c'è chi ci mette un mese, 2 mesi, io ci ho messo 5 anni per capire che non avevo capito niente. Anche perché, come dicevi prima tu, non è solo l'economia. Qui ci hanno truffato nella cultura, nella storia, nella medicina. Nella salute, ci hanno fregato la salute. Nella salute, esatto. Senti, sì. Siccome il tempo sta quasi per scadere, perché ti ho promesso che alle 19:30 ti lascio, però ti prometti che ci rincontriamo, almeno video. Senz'altro.
Senz'altro. Due o tre punti che possono fare oggi i sovranisti, due o tre cose che tu ti senti di dire, signori, oltre a svegliarvi, cosa bisogna fare? Voi dovete fare questo. Beh, allora cominciare a informarsi, prima cosa assoluta indispensabile, informarsi e diventare, ognuno di noi diventare punto di informazione, fondamentale, questa è una cosa, senza di questo tutto il resto ha poco senso. Noi stiamo, ti dico solo una notizia, ma lo sto vivendo da anni che ci andavo dietro, ma stiamo arrivando, alimentare le auto e le caldaie di casa con l'idrogeno, ok? Abbiamo fatto un sacco di sistemi di cose eccetera eccetera, ci stiamo arrivando, ma se non lo facciamo noi in prima persona non lo farà nessuno, ok? Quindi dobbiamo darsi da fare, spendere del tempo, anche dei soldi, perché anche quelli servono, per fare queste cose e farle conoscere in prima persona. Io lo farò, altri spero che lo faranno, e cominceremo ad andare ad alimentare le nostre automobili a idrogeno, ok? A scaldarci in casa con stufe a idrogeno, non a pellet, a idrogeno, ok? Punto. Per questo è un esempio, si può parlare di salute, si può parlare di quello che si vuole, ma se cominciamo a fare questa cosa qua è chiaro che poi la credibilità che hai cambia completamente. Se dai una cosa che funziona a una persona, poi ti dice: caspita, grazie, ho capito questa cosa funziona, adesso spiegami un attimo cosa posso fare per, e te la spiego, ok? E da lì parte, quindi, secondo me, il passaparola. Quindi è finito il tempo della delega, muoversi in prima persona, informare e cominciare a fare delle cose parallele, non voglio usare il termine alternative, però cominciare a creare delle cose da noi e con l'esempio, bisogna fare l'esempio. Assolutamente sì, ma per esempio anche solo, ecco, restando nel molto pratico, il chilometro zero oppure andare a acquistare dal produttore, già quello è dirompente. Se chiaramente lo facesse milioni di persone, ovvio, se lo facciamo io e te, figuriamoci che non cambia niente, ma se cominciassero a farlo, ipotesi in Italia, 20 milioni di persone, certo. Caspita, vuoi vedere che in 6 mesi cambia completamente, il fatturato dei centri commerciali cambia completamente? Ma questa è la politica. Io sto cominciando a diventare anche antipatico, ti lascio con questa frase, sto cominciando anche a diventare antipatico con i miei amici, perché se quando vado alle feste, io già da quella data che ti ho detto, dal 2001 non compro più la bevanda colorata nera con le bollicine, no? Non voglio neanche nominarla. Quando vado alle feste degli amici e la vedo, io mi comincio a incavolare come una bestia, no? Ma dice: ma questo è andato di matto, ma non puoi fare così, ma su... No, perché loro dicono: ah, protezionismo. Non è una questione di protezionismo, è una questione di rispetto dell'Italia, dei lavoratori italiani, della salute, perché quella roba lì ti uccide. Allora bisogna cominciare a fare queste cose. I consumatori hanno un potere enorme, ma solo che non sono informati bene. Bene, Giovanni, assolutamente. Ti ringrazio infinitamente, se vuoi lasciarci con un messaggio, se no grazie così. Grazie, no, grazie a te, volentieri, è stata una molto bella sta cosa. Prego. Una cosa la vuoi dire, a parte che io auspico che tutti i movimenti sovranisti un giorno si uniscano e convergano, come possono trovare Serenitalia? Vabbè, c'è il sito, lo sto in realtà rimettendo a posto, comunque Serenitalia .it o serenitalia.com mi trovate, quindi fate una ricerca su internet, penso il Google vi fa vedere il sito, okay? Perfetto, grazie e un caro saluto. Ciao Giovanni. Grazie, buona serata. Ciao, grazie. Grazie anche a te. Grazie.